caffè si avvia verso 1,30 euro al banco. Ci si rinuncia o massima solidarietà ai baristi e non cambia nulla? Beh, diciamo che per i baristi e tutte le altre persone è difficile questa cosa, anche perché le persone, insomma, hanno bisogno di soldi e quindi non abbiamo tanto stipendio e quindi è difficile anche con la benzina e tanto il resto, quindi è difficile da gestire questa cosa perché insomma, ma boh, cosa posso dire? Sono tempi duri. Eh sì, sono veramente tempi duri, sì. Speriamo che questa cosa cambi, che si va sempre in meglio e speriamo in bene, insomma. Si continuerà a berlo per forza, secondo me, perché alla fine, dato il periodo, stanno aumentando un sacco di cose, che sia la benzina, il metano, in generale aumentano un sacco i prezzi, però alla fine se una persona vuole vivere, per forza le cose vengono comunque pagate, anche se c'è l'aumento. Se sono beni di prima necessità o comunque se è un piacere che una persona ha piacere, ad esempio anche semplicemente a prendere il caffè, lo continua a fare ugualmente. No, secondo me il caffè è solo una delle tante cose che stanno aumentando. Purtroppo lavoro non ce n'è. Ormai fanno tutti questi lavori a part time che non si riesce neanche a campare. Io sto vivendo sulle spalle della mamma, cioè sono un esempio di tanti. Io penso anche a famiglie con bambini, genitori che hanno perso il lavoro, che hanno un part time o che hanno un'età che nessuno gli dà un lavoro, perché io ho 4 anni che ho perso il mio lavoro per problemi di salute in casa, familiari. Sono 4 anni che sono o precaria o ti chiamano in nero. Beh, ti posso dire che rinunciamo spesso, ma non solo il caffè, tante cose comunque stiamo rinunciando. A parte che sarebbe anche scomodo andare a prendere il caffè al bar qua, perché è un po' lontanino, eh? A noi ce l'hanno tolto qua. Comunque si rinuncia, è come se si rinuncia.